Per Cagliari Sassuolo, Daniele Fortuna. Nessun allenatore è mai stato tante volte sulla panchina della Sassuolo come Eusebio Di Francesco, più di 200, ispirazione per De Zerbi che con il Sassuolo vuole costruire un progetto ambizioso e pronto a rinnovare. Dall'altra parte Di Francesco ha già rinnovato nonostante i risultati non siano dei migliori nell'ultimo periodo, perché il Cagliari si presenta a questa sfida con il terzultimo posto in classifica e con 6 sconfitte consecutive, non vince in campionato da quasi 3 mesi. 7 novembre, Cagliari 2 Sampdoria 0, formazioni le ultime: Duncan fuori per infortunio muscolare nel Cagliari, va in tribuna e allora De Iola gioca subito dall'inizio, appena rientrato il giocatore sardo dal prestito allo Spezia. Cragno tra i pali, Zappa, Cepitelli, Godin e Lico Giannis, linea di difesa a 4, Oliva, Marine e De Iola, João Pedro e Nainggolan, Simeone è l'unica punta. Il Sassuolo, consigli in porta, Muldur, Marlon, Ferrari e Rogerio, la coppia di mediani Obiang e Locatelli, Traoré, Djuricic e Bogada, gire dietro all'unico attaccante Ciccio Caputo, l'arbitro è Mariani, in un pomeriggio dal tempo mutevole a Cagliari. Studio 11 minuti 0-0 tra Cagliari e Sassuolo, con il Cagliari che si è visto annullare una rete di Marin, aveva scavalcato il portiere del Sassuolo Consigli, poi era andato alla facile tiro in porta, Marin in posizione però netta di fuorigioco. 0-0 quando siamo arrivati al 16esimo, si ragiona e si controlla da parte del Sassuolo, da parte del Cagliari a poco furore, ma è arrivata la prima azione pericolosa per il Sassuolo 2 minuti fa da calcio d'angolo, il colpo di testa di Locatelli che è andato quasi a inginocchiarsi per toccare questo pallone, lo aveva in realtà messo sotto alla traversa, è arrivata la deviazione, non impossibile ma spettacolare da parte di Alessio Cragno, il portiere della Cagliari. 28esimo, 0-0 con il Cagliari però che prova ad attaccare, rincorre un pallone, De Iola in posizione centrale sbaglia l'appoggio, può partire in contropiede il Sassuolo con Traoré, ha già lanciato, ha già tagliato dall'altra parte sulla sinistra, Caputo di prima, Djuricic, area di rigore, Djuricic sbaglia tutto, largo, occasione sprecata dal Sassuolo. Applaude comunque De Zerbi, per un attimo è rimasto lì immobile ma poi comunque ha applaudito il proprio giocatore e adesso va a parlare a distanza con i membri della panchina del Sassuolo che sono lì a cercare di rincuorare, a incoraggiare Djuricic che ha avuto la palla per il vantaggio del Sassuolo ma l'ha sprecata. 29esimo, Cagliari 0 Sassuolo 0, Crotone. Cagliari. E Djuricic ha sbagliato ancora per il Sassuolo davanti alla porta del Cagliari, cross morbido perfetto di Rogerio dalla sinistra, è arrivato da solo Djuricic davanti alla porta, colpito di testa ma conclusione troppo debole, schiacciata poi sul campo da gioco troppo centrale, è riuscito Cragno a deviare in calcio d'angolo e seconda occasione clamorosa sprecata dal fantasista serbo della squadra di De Zerbi. Cagliari 0 Sassuolo 0 il 37esimo, Crotone. 48esimo, 0-0, ma sussulto del Cagliari che dopo un'azione di squadra porta alla tiro Nainggolan al limite dell'area di rigore, il belga colpisce il palo con Consigli fermo, calcio di punizione per il Cagliari adesso da Marin in mezzo, liberissimo Godin e invece è un passaggio ancora per Consigli, il colpo di testa dell'uruguaiano solo, libero ai margini dell'area piccola, non è riuscito a imprimere la giusta potenza e nemmeno ad angolare troppo questo pallone, bloccato senza difficoltà da Consigli. Il Sassuolo che ricomincia con il suo lungo possesso palla, partita divertente in questo finale di primo tempo. 42esimo, Cagliari 0 Sassuolo 0, Crotone. Nuovamente Cagliari. Contropiede del Sassuolo con Caputo che poi si fa recuperare da Nainggolan, si alza anche la bandierina della prima assistente dell'arbitro, evidentemente Caputo era in fuori gioco, fa proseguire l'arbitro, Cagliari trascinato in questo finale di tempo dal centrocampo, dalla voglia di Nainggolan e Marin che avrebbe voluto battere facilmente a rete un paio di minuti fa in occasione di un contropiede ma Simeone ha sbagliato il cross troppo largo, ha fatto disperare tutti i giocatori presenti in panchina, anzi in tribuna qui alla Sardegna Arena. In linea che va a Cagliari.
Settimo minuto, Cagliari 0, Sassuolo 0, e si è rimesso a fare possesso palla il Sassuolo, cerca di rendersi pericoloso. Adesso è Obiang che porta il pallone in avanti, progressione centrale del giocatore spagnolo, poi il passaggio a sinistra o Bogà subito di prima per Rogerio, il gioco di gamba a disorientare Marin, cross in mezzo, va Cepitelli ad anticipare tutti, colpo di testa in orizzontale, rimessa laterale per il Sassuolo dalla sinistra all'altezza del lato corto con Rogerio che va a scambiare con Locatelli, poi ingaggia un duello tutto di fisico con Marin, si ferma Rogerio, scivola anche Marin, poi Bogà l'aiuto, ancora Sassuolo in attacco in area di rigore sulla destra, se ne va via, magia di Bogà, cross in mezzo, riesce in qualche modo Cragno per due volte sulla linea, impedisce al Sassuolo di passare in vantaggio. Il raddoppio, ti chiedo scusa Daniele, della Lazio a Bergamo con Correa. Sesto minuto di gioco, Atalanta 0, Lazio 2, Cagliari. Grazie, grazie a Giovanni Scaramuzzino, doppio miracolo di Cragno a impedire al Sassuolo di passare in vantaggio. Nono minuto, Cagliari 0, Sassuolo 0, Crotone. Nuovamente la Sardegna Arena. Dov'è il 26esimo con il Sassuolo che è sempre pericoloso, lo è stato anche due minuti fa con una conclusione di Traoré dal limite dell'area di rigore, deviazione in extremis, quasi con disperazione da parte di Lico Giannis e Cepitelli sono intervenuti in due, il pallone si è impennato ed è terminato oltre la linea di fondo, potevano essere davvero problemi seri per Cragno, già protagonista nel secondo tempo su Bogà e soprattutto su un colpo di testa di Traoré che è stato respinto proprio sulla linea di porta. 27esimo, Cagliari 0, Sassuolo 0. Lazio che conduce con merito a Bergamo per 2-0. Prego. Il vantaggio del Cagliari con Joao Pedro, Cagliari 1, Sassuolo 0 e la mezz'ora. Ancora Atalanta-Lazio, Giovanni Scaramuzzino. Grazie Daniele, solo per riepilogare, Atalanta 0, Lazio 2, 28esimo minuto, Sardegna Arena. È l'abbraccio da parte di tutti i giocatori del Cagliari per il cannoniere della squadra di Francesco, Joao Pedro, all'undicesimo gol in campionato. I cambi di Di Francesco evidentemente hanno funzionato perché il gol è stato costruito sulla fascia destra con Sottil che ha mandato in profondità Marin, cross perfetto, è sbucato Joao Pedro in mezzo ai due difensori centrali del Sassuolo, Marlon e Ferrari immobili, si sono anche detti qualche cosa per la rabbia perché il Sassuolo comunque meritava di essere in vantaggio, aveva costruito l'ultima occasione gigantesca macroscopica al 29esimo un minuto fa, un paio di minuti fa il Lico Giannis era andato in anticipo sul secondo palo su Bogà a mettere il pallone in calcio d'angolo con il giocatore del Sassuolo solo davanti alla porta di Cragno pronto a spingere il pallone in rete, ma è arrivato Lico Giannis a mettere il pallone in calcio d'angolo, Sassuolo fatto, siamo arrivati al 32esimo, Cagliari 1, Sassuolo 0, Crotone. Calcio di punizione. Attenzione Giovanni. Prego. Scaramuzzino, ha pareggiato il Sassuolo nel quarto e penultimo minuto di recupero con Bogà, Cagliari 1, Sassuolo 1, di nuovo a te. Grazie, rinvio a scavalcare la linea centrale. Attenzione Scaramuzzino. Prego. È finita la Sardegna Arena, Cagliari e Sassuolo hanno pareggiato 1-1, di nuovo a te. Grazie Daniele, studio centrale. Il pareggio del Sardegna Arena tra Cagliari e Sassuolo, Daniele Fortuna. Sì, un pareggio beffardo per il Cagliari che se non altro però interrompe una serie di sconfitte consecutive, erano arrivate a 6, però probabilmente Di Francesco aveva creduto alla vittoria dopo un primo tempo in equilibrio con le occasioni migliori comunque costruite e sprecate dal Sassuolo con Djuricic nella ripresa, tanta sofferenza e sacrificio per il Cagliari salvato due volte da Cragno, poi era arrivato improvviso inaspettato quasi il gol di Joao Pedro al 32esimo, poco più di 10 minuti dalla fine, alla fine il Sassuolo con un cross di O'Day e soprattutto con Bogà dimenticato da Sottil davanti alla porta ha trovato un pareggio alla fine meritato, Cagliari 1 Sassuolo 1, grazie per l'assistenza tecnica Fabio Vinci e a Salvatore Vargiu, studio.